Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, interisti e non. Buongiorno dall'Olanda. Come va? Come procede questa estate in Italia molto calda? Qui un po' meno, diciamo, ma oggi c'è caldo, anche qui oggi 30 gradi, quindi in Olanda è caldo. E come va il calciomercato? Con le grandi vittorie dei canali che si susseguono una dopo l'altra, è vero? Corcione! 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 Grande vittoria del canale. Milinkovic è arrivato, è all'Inter, è un giocatore ufficialmente dell'Inter. Skriniar è rimasto blindato. Adesso c'è chi deve chiudere i canali, giusto? Come dicevi tu. Perché tu hai detto, quando succederà questo, questo e questo, voi dovete chiudere i canali. E poi volevi pure scommettere con Marco Barzaghi. Ricordati, un tuo video, io faccelo. Scommettiamo il canale a Marco Barzaghi. Se ti rispondeva sì, tu oggi dovevi chiudere. Oggi, vabbè. Skriniar si sa, ormai da qualche mese che se ne va. Milinkovic è stata l'ultima, la ciliegina sulla torta. Torcione! Basta ragazzi, basta. Vedete? Vedete come il tempo è galantuomo. Come il tempo è galantuomo. Col tempo tutto piano piano esce fuori. Diffidate, diffidate dei fuffaguru. E da quelli che parlano ancora di PIF, Aramco o chiunque sia, diffidate, perché quelle sono notizie inventate, ragazzi. Non c'è nulla di vero, non c'è mai stato nulla di vero. Quel poco che vi hanno raccontato le persone serie, quel poco da parte mia, quel poco che ho saputo, a parte le notizie, sono reperibili da tutti, online e nelle varie testate. Quel poco che ho saputo io, l'ho detto un anno e mezzo fa, anche due ormai, quasi, quindi penso ci sia poco poco da discutere. E invece di mercato c'è molto ancora da discutere, c'è molto da fare. Come ho detto già in qualche video precedente, anche l'ultimo, l'Inter si sta muovendo veramente bene. Dispiace per Onana, sì, tanto. Per me Onana era uno di quelli che da blindare, uno di quelli da cui ripartire proprio, perché giovane, potenziale altissimo, carattere, grinta, tanto tanto, grande cuore. Poteva diventare un simbolo, un po' come un Bastoni, diciamo, dai. Ma un'offerta alta per un portiere, ovviamente, non è così facilmente rinunciabile, giusto? Quindi ce ne faremo una ragione, vedremo. Dispiace tanto per Andrea, perché ho detto, per me era uno di quelli che in pochi mesi è entrato nel mio cuore, quindi l'avrei voluto tenere, veramente. Però va bene così, dai, vediamo. Sappiamo che Marotta e tutti si sanno muovere molto, molto bene nel mercato, soprattutto in entrata, come dicevo nell'ultimo video. Questo è Milinkovic Savic. È andato, ovviamente non arriverà, quindi al contrario di come diceva qualcuno, vero? E vedremo, 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 vedremo. Ci sono tante opzioni ancora, tante cose da fare. Questa sarà la settimana di Bishop, probabilmente. Vediamo un po' come si muovono le cose, ragazzi. Io sono fiducioso nella società e in tutta la dirigenza, ovviamente, compreso presidente, perché come dicevo l'altra volta, Zhang, se non dice sì, non si fa nulla. E soprattutto stanno lavorando talmente bene che andiamo a guadagnare facendo un mercato. Facciamo un mercato andando a guadagnare soldini, diciamo, guadagnare in positivo, non in negativo il mercato. Proprio per abbassare un pochino il debito e fare quel più 60 che si dovrebbe fare, vediamo. E stiamo pure, non dico rinforzando la rosa, ma creando dove si sono formati quei buchi, rimettendo le pedine a posto, pedine giuste secondo me. Come dicevo anche l'altra volta, più futuribili anche di quelli che abbiamo. Vedremo come vanno le cose. C'è il caso Lukaku che per ora in questi giorni, io non ho fatto neanche un video apposta, perché di queste cose lascio che ne parlino veramente chi ne vuole parlare, o i giornali, perché ovviamente devono fare notizie e vendere, o i soliti buffoni, i buffoni da tastiera che parlano così tanto per aprire la bocca. Quindi lasciamo stare, lasciamo stare. Lukaku, per quanto mi riguarda, e per quello che so e che si sa, ormai è sotto gli occhi di tutti, ma a me me l'hanno anche detto anche persone non vicine a lui, ma vicine all'Inter. Lukaku vuole rimanere, tornare all'Inter. Vuole venire all'Inter pure a titolo definitivo, quindi vedremo un po'. Ci vorranno 40 milioni, 45, 38.
Non si sa, vediamo, cioè si sa, le cifre più o meno oscillano su quelle là, sui 40 milioni, però anche con 40 milioni sarebbe per noi un acquisto ottimo, gratis praticamente, l'abbiamo preso gratis, forse guadagnando qualche milioncino di euro a distanza di 3 anni. Ovviamente stiamo vedendo il Lukaku di quest'anno non è più quello dell'anno scorso, dei 2 anni fa, cioè l'ultimo Lukaku non è quello di 2 anni prima da noi, della stagione precedente era stato al Chelsea, quindi... Ovviamente c'è stato l'infortunio, ovviamente al Chelsea ha giocato di meno, comunque ha fatto i suoi gol, eh. Però, con Thuram, Lautaro e Lukaku, io, guarda, non disdegnerei questo attacco. Ovviamente, tra lui e Thuram ci sarà una staffetta inizialmente, perché? Perché Inzaghi gioca con due attaccanti. Avessimo un 4-2-3-1, un 4-3-3, probabilmente potrebbero giocare tutti e tre insieme, ma... Questo è il mister che decide, è un po' come vede lui, oltretutto come abbiamo visto anche in finale di Champions, Lukaku è partito dalla panca, quindi ancora probabilmente il mister non lo vedeva al 100%. Vedremo come sarà, fiducia nel mister, fiducia nella dirigenza, vediamo come vanno le cose senza troppe disperazioni, come dico sempre, senza fare come fanno i guru del calciomercato, dell'Inter, di tutti quanti. Comunque. Vi assicuro ragazzi che la società, per quello poco che si può sapere, sta lavorando alla grande, sta cercando di fare il massimo. Poi, come dico sempre, si può sbagliare, gli errori li fanno tutti, può sbagliare Marotta, può sbagliare Zango, possiamo sbagliare noi nel nostro piccolo, tutti sbagliano. Quindi, se così dovesse esserci, ci sarà qualche errore, qualche piccolo scivolone di mercato, nel mercato, e così, siamo qui pronti a discuterne, a criticare. Sempre col cervello, mai sparando a zero gratuitamente. Quindi nulla ragazzi, vi auguro una buona giornata, volevo dire solo questo, le grande vittorie, grandissima vittoria, Corcio, grande vittoria, Corcione. Fai bravo, fate tutti bravi, mi raccomando. E vedremo in questi giorni, settimana di Bissek e poi quello che succederà con i portieri, è un po' tutto in divenire, come sempre. Per il resto, un bacio a tutti e amala sempre.